Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionisti. Colpisce verso la porta, un gol strepitoso! Niente da fare per la difesa, ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati! Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. E la partita è in Torres! Salva la sua porta! Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Messi sceglie tocco corto. Mohamed Salah. E il portiere la fa sua. Hanno già riconquistato palla. Ha la possibilità di andare verso la porta. Modric. Mbappé. Può andare. Qui non ha saputo decidersi e la giocata non ha avuto l'effetto sperato. Davis. Ottimo il fraseggio. Fernando Torres. Vieira. Non impensierisce la difesa. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cerca l'uomo là davanti. Messi. Prova la conclusione. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Intercetta e sbaglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Sicuro in fase di palleggio. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Palla intercettata. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Davis. C'è ancora tempo per andare a caccia del pareggio prima del fischio di metà partita. Messi cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Qui non è stato sufficiente. Che sfista! Guadagna metri. Occasione. Occhio alla conclusione. Che parata! Certo, non un intervento di Rodin. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Torres! Ecco che arriva il fischio, che vedrete alla fine del primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Prime fasi della ripresa già in corso. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. È davvero una bella serie di passaggi questa. Mohamed Salah. Messi, Messi! Pazzesco, pazzesco, pazzesco! Che gol fantastico! Sono entrati in campo con un altro passo, si vede subito in questo secondo tempo. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Si riparte, di nuovo in parità. Sapevamo che sarebbe stato... Xavi!
Buono lo stop e il tiro di prima intenzione, purtroppo non ha trovato il gol. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Da lì può segnare, tenta la conclusione. Perfetta la parata. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. E sarà rimessa con le mani. C'è tiro! Ha segnato! Sono di nuovo in vantaggio. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Conducono con una rete in più degli avversari. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Iniesta. E ora deve concludere. Può colpire. La sua conclusione manca lo specchio della porta. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Filtra la palla in profondità e trova bene il compagno. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Virgil van Dijk. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Prova Benzema, palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Trova il compagno in ottima posizione. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Palla allontanata senza troppi complimenti. Virgil van Dijk ha fatto buona guardia. Cerca il tiro. Gol vuoto. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Ha vinto la sfida depositando il pallone in rete senza nessuna difficoltà. Beh, gli ha preso bene le misure e ha superato il portiere con estrema sicurezza. E a questo punto forse possiamo considerare chiuso. Banca! Non si ferma più, ancora segno. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. Non c'è più tempo, finisce qui. E hanno dimostrato veramente grande caparbietà oggi, rimanendo concentrati nel momento più difficile e portandosi a casa la gara. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Hanno giocato bene. Become my ruination. My friend, she keeps on.